Ciao a tutti ragazzi, sono Marco, sono sulla missione di Martin di rango 24 da 1 a 4 giocatori. La missione si chiama Morte dall'Alto e ho bloccato la visuale in prima persona. Come arma invece ho selezionato la carabina speciale, perché benché in questo rango sblocchiamo il fucile d'assalto, per questa mappa, ossia una villa piccola, piena zeppa di sorveglianza, preferisco la carabina speciale. Allora, il fucile d'assalto ha una gettata buona, ma una frequenza di fuoco elevatissima rispetto alla carabina speciale. La carabina speciale ha meno cadenza di fuoco, ma è più letale, quindi va a compensare questo dato con il danno che apporta l'arma. Mentre appunto il fucile d'assalto spreca molti colpi, per cui mi dovrei trovare, o meglio rischio di trovarmi, a dover ricaricare l'arma nel bel mezzo di una sparatoria. Per questo ho scelto la carabina speciale. Lo spawn, ritornando alla missione, lo spawn è comodo, finalmente, senza il tralci, vicino all'auto e l'auto è vicino alla villa. Lo scopo della missione è quello di andare a far fuori un socio di Martin che è pronto a testimoniare contro Martin. E conosce molto bene Madraso perché si è barricato letteralmente nella villa che è piccola ma è zeppa di vigilantes e guardie del corpo. Questa è un'entrata e quasi invitante poter entrare da qui perché è poco sorvegliata. Dico che è quasi invitante, ma sarebbe una trappola perché poi il nemico, il bersaglio, è dal lato opposto, quindi ci troveremmo a doverli affrontare tutti i nemici, con tutti i rischi del caso e con poca copertura. Quindi io preferisco attaccare dall'altra entrata che vi faccio vedere meglio. Questa entrata è molto più vicina al bersaglio che è appena dietro l'angolo della villa ed è sotto un patio. Qui vediamo tre uomini e un altro uomo dalle gambe, si può intravedere, dietro al sud. Anche se ci sono anche tiratori dall'alto. E anche se questa posizione sembra quasi proibitiva, poi nel corso della missione ci rendiamo conto che l'approccio iniziale è difficile, poi la gestione stessa della missione, fatto in questo modo, almeno per me, risulta più facile. Io adesso sto posizionando l'auto pronta per la fuga, se dovesse andare bene tutta la missione. E attaccherò da questo lato, dietro a questo muro, perché così un solo tiratore, sono sotto tiro da un solo tiratore. L'altro vedete che sono coperto e non mi può prendere. Inizio l'attacco. Mentre iniziato, ci tengo a dire che non sto entrando nella villa perché lo farò quando credo di aver eliminato un po' di nemici. Perché entrare nella villa significa far suonare l'allarme. Credevo di averne fatti fuori qualcuno in più. Comunque è tutto lavoro che mi troverò poi pronto. Allora, ecco il motivo per cui ho scelto quest'arma, che dalla gittata buona, vedete che con pochi colpi uccide, e siamo già sotto il patio. Ho già fatto fuori il bersaglio, manca la foto e poi la gestione della missione, appunto, come vi dicevo. Io mi vado a riparare qui cercando di far fuori questo bastardo. Io lo chiamo un bastardo, intanto è arrivata già la polizia, vedete che non si farebbe più in tempo a scappare, cosa che una volta, appena uscito il gioco, si poteva fare. Dicevo, l'ho appellato bastardo perché da quella posizione, essendo in alto, può fare anche il giro di quest'ala della villa per potermi far fuori quando scapperò. Intanto è arrivata la SWAT e
sto rimanendo fermo a sparare perché aspetto che arrivino vigilante. Invece non arrivano, arriva solo SWAT. Ormai non arriva più il vigilante o guardia del corpo da questo lato, per cui posso chiamare Lester e farmi rimuovere i livelli di sospetto per non sprecare la vita. Allora, io ho specificato che ho aspettato proprio che non arrivassero i vigilanti, perché qualora mi si presentasse davanti adesso che ho chiamato Lester, non gli potrei far fuoco perché la SWAT è qui e riattiverei tutti i livelli di sospetto, mentre invece adesso rimango calmo, pronto a scappare e cerco di non far fuoco, anche se so che all'entrata ci sono gli spawn pronti di due nemici, però perché non ho distrutto il veicolo all'inizio è proprio per questo motivo qui, il veicolo all'entrata intendo dire, questo contenitore, proprio per il motivo che adesso si deve aprire il cancello e io ho la macchina pronta e il SUV all'entrata l'ho usato come scudo. Adesso non rimane altro che evadere i livelli di sospetto. Vedete che è già salito al 3 per aver ucciso due vigilanti, se non erano poliziotti, quindi ho anche l'elicottero e poi portare la prova, diciamo così, a Martin, comunque raggiungere Martin e terminare la missione. Mentre cerco di scappare in un modo o nell'altro, ma mi devo allontanare dalla zona perché ho l'elicottero e vorrei prendere un rettilineo per sfruttare la velocità del veicolo e togliermi appunto l'elicottero. Parlando, dicevo, della missione, è una missione che odio, lo dico tranquillamente, la odio perché non fa parte secondo me in nessun modo di rango 24 e la vedo bene nel rango 45-50, tanto cerco di giostrare un po' le vie che ho di fronte per capire dove posso andare prima che la polizia mi agganci. Dicevo, non la vedo proporzionata al rango, la vedo molto difficile, anche per un rango 45-50 sarebbe equilibrata, ma è comunque una missione difficile. Cacchio, arriva la polizia di fronte e non so più dove scappare. L'elicottero mi sta raggiungendo, perfetto, mi è andata di lusso. Quindi la odio per questo, perché è una missione assurda. Poi la Rockstar le complica le missioni, giustamente se pagano tanto, ma questa non è mai stata una missione che ha pagato molto. Poi proprio il rapporto alla difficoltà, qui ci starebbe che paga tanto, anche se poi la rapporta al rango. E come sapete, la missione degli spioni è stata un po' rovinata dalla Rockstar, perché prima l'ha resa difficile, poi ha abbassato il compenso, ma l'ha continuata a lasciare difficile come missione. Quindi in quel caso la Rockstar ci ha messo mano per migliorare la situazione, in realtà l'ha peggiorata. E anche questa missione l'ha peggiorata, perché prima si poteva scappare, adesso non più, si è quasi costretti a chiamare Lester. Vediamo comunque gli RP e il compenso. E il compenso è rapportato al rango, mentre per gli RP posso a mio parere dire che sono medio bassi, perché 1814 sono gli RP medio bassi. Io spero che il video vi sia piaciuto, ciao a tutti ragazzi, alla prossima.